qui è mostrato il funzionamento dell'occhio. L'occhio essenzialmente è una lente convergente che è il cristallino. È una lente che può essere modificata, nel senso che si può modificare la sua curvatura per mezzo dei muscoli che si trovano sopra e sotto al cristallino. Qui vediamo il cristallino rilassato e qui invece il cristallino contratto che ha una maggiore curvatura. La diversa curvatura serve per mettere a fuoco oggetti che si trovano a distanze diverse. Se l'oggetto è lontano, non c'è bisogno di aumentare la curvatura del cristallino, quindi anche con il cristallino rilassato i raggi luminosi vengono focalizzati sulla retina. Se invece l'oggetto è vicino, i raggi luminosi escono con una maggiore apertura, con un grande angolo, e quindi il cristallino deve aumentare la sua curvatura, quindi deve diventare una lente convergente, lo era anche prima convergente, ma di focale minore, in modo tale da convergere efficacemente anche raggi che giungono da vicino, cioè raggi che giungono con una grande apertura angolare. Dunque il cristallino è una lente convergente con focale, quindi curvatura e focale variabile.